Antonio Guidarini, sconfitta interna per la Capodorso Palau, due set da dimenticare, molto negativi, poi la rimonta, poi questo finale rovente. Che sensazioni ci sono a caldo? Sensazione a caldo, un po' di dispiacere, perché è vero che i primi due set non l'abbiamo giocato, perlomeno sono state brave loro a metterci in condizioni di non giocare. Due set abbiamo giocato come sappiamo giocare, abbiamo fatto anche della bella pallavolo, un tiebreak è partito male, eravamo in +1, abbiamo subito 7 battute positive dalla squadra avversaria dove ci hanno messo in difficoltà, siamo riusciti piano piano a rimontare sino ad arrivare addirittura in vantaggio 14-13 o 13-11, poi 14-13, abbiamo fatto qualche errore di troppo, ha portato un bel nervosismo a me, mi dispiace per come mi sono comportato e poi abbiamo perso la partita, quando poi non c'era più la testa. Finito. Cosa è successo nel finale? Le proteste per cosa erano? Le proteste che avevo fatto entrare una ragazza a posto del centrale, quindi bisognava fare il cambio nuovamente sotto rete e nel frattempo c'era un altro cambio, quindi si sono sovrapposti due cambi, tutti e due nella zona di servizio, il secondo arbitro non ha visto l'altra ragazza che ci aveva a fianco e non mi ha permesso di far entrare l'altra ragazza, lei ha detto che non c'era, io dicevo che c'era e poi scaturito un po' il nervosismo, anche perché era un fondamentale che viene difficile coprire il centrale davanti in prima linea. La reazione schiacciando il pallone alla fine un po' è stata anche decisiva, insomma, sì, un po' di pentimento c'è. Ho chiuso io per il cave la partita, sì, anche lì l'arbitro su un 16 pari non può dare un rosso, cioè dà un richiamo, ecco, non può, secondo me, poi se vuole come posso dire gestire questa partita in maniera da arrivare in fondo con le squadre che se li giocano i punti, non darli così con i cartellini, ecco. Senti, per chiudere, una sconfitta che vi fa perdere ulteriore terreno dopo il KO di Ladispoli, insomma, dal punto di vista della classifica, unita al morale, è un momento un po' complicato. Sì, adesso bisogna vedere cosa fanno le altre, Sabaudia, Casale Pazzi, oggi potremmo andare a finire quarti o quinti in classifica addirittura, però sì, ci fa perdere terreno, ancora ci sono un sacco di partite, la zona playoff comunque non è lontano, siamo ancora lì. È un'altra partita dove potevamo prendere i punti, almeno due punti dovevamo prendere, però l'importante è abbiamo mosso la classifica, cosa che alla Dispoli non siamo riusciti in grado di fare, ho fatto un buon rimonto, sono contento.